Sì, grazie mille, grazie a tutti. Veramente un grande piacere tornare a parlare di Balcani perché almeno dalle mie parti, insomma, è un tema che è stato un po' dimenticato. E devo dire che per noi genovesi la partecipazione quanto accadeva nei Balcani è stata estremamente forte, nonostante che vediassimo parecchio, voi trentini in generale, insomma, abitanti del nord-est della penisola, perché per noi, anche se siamo al nord, però facciamo molta fatica ad arrivare in confine con i jugoslavi, ci sentivamo molto lontani, no? Lontani sicuramente geograficamente, perché nel nord l'Italia è molto larga, ma anche dal punto di vista proprio dei legami. Mi ricordo, non so, a Stigor che incontrammo, no? Comunità trentina nella Bosnia remota, lontana da Banja Luka, insomma, sicuramente in qualche modo ci sentivamo lontani da molti punti di vista, ma in qualche modo i Balcani, ecco, con il loro senso di Europa davvero più allargata, ci avevano in qualche modo affascinato. E quindi, un po' come è accaduto anche per il vostro territorio, la partecipazione è stata estremamente forte. Ad esempio, in quegli anni il corso di serbo-croato con Silvio Ferrari, presso l'Università di Genova e così via. Una partecipazione che in qualche modo ha anche modificato la struttura, forse, del volontariato e dell'associazionismo a livello generale, ed è questo un po' il motivo che mi aveva spinto appunto un po' di anni fa a provare così a fare un'analisi a livello locale e cercare di capire che cosa è accaduto. E questo primo tentativo di ricerca, che appunto poi abbiamo parlato proprio con Luisa, che ha trovato modo che potesse essere allargato da molti punti di vista, non solo territoriali, è partito un po' con questa idea di combinare anche proprio a livello metodologico strumenti di tipo sociologico con strumenti di tipo storico. Una scelta che in qualche modo ci è sembrata obbligata, perché in qualche modo, diciamo, dimenticare un aspetto o l'altro forse avrebbe fatto perdere qualcosa. In più dovevamo ricostruire, come dire, un universo di riferimento sicuramente amplissimo, diceva Luisa, appunto una partecipazione di forse 20.000 italiani nei Balcani in quegli anni, ma comunque dai confini piuttosto vaghi. Devo dire che questa ricerca, ovviamente fatta in modo molto più approfondito e puntuale di quanto abbiamo potuto fare su il livello genovese, però mi sono luce degli aspetti molto interessanti che in qualche modo sono comparabili con quanto emerso nella nostra ricerca. E direi che, come dire, possiamo in qualche modo sintetizzarlo in questo modo. Intanto, questa dimensione, questa spinta sicuramente pro-sociale verso l'altro, l'altro in difficoltà e al tempo stesso, come dire, una spinta individuale, quindi andare verso l'altro, anche l'altro lontano per una crescita individuale. Spesso un percorso, come dire, che nelle dinamiche di transizione è molto efficace, no? Vado lontano per togliere qualcosa di me stesso. Un me stesso che viene anche, come dire, a modificare la percezione stessa della sua vita e i percorsi di vita. Abbiamo visto addirittura che più del 20% delle persone che hanno risposto al nostro questionario, che hanno partecipato alla mobilitazione dei Balcani, lavora nel terzo settore, è un dato piuttosto significativo, vuol dire che in qualche modo, in modo più o meno, diciamo, cosciente, ma l'esperienza dei Balcani ha avuto un impatto forte sulla vita personale. Quindi, in qualche modo, ecco, l'aspetto che secondo me viene fuori molto bene, in qualche modo ha a che fare con il dono, la generatività del dono, che è appunto un po' l'incubo e la bellezza, insomma, delle cose di cui mi sono occupata nella mia vita. E che ci spinge in qualche modo oltre alle categorie classiche, no? Di exit e di voice, cioè
l'enfasi sul pratico in qualche modo diventa la leva per generare qualcosa di diverso. E quindi dall'intervento specifico posso attivare anche un pensiero politico. Abbiamo visto come le attività prevalenti fossero proprio la raccolta e il trasporto degli aiuti, gli interventi nei campi profughi, quindi attività estremamente concrete, estremamente, come dire, pratiche che venivano svolte non a caso, e questo ci tengo abbastanza a sottolinearlo, da persone che si visto con un profilo socio-culturale piuttosto alto. Questo è un dato rilevante nel volontariato italiano e in qualche modo, come dire, su quale potremmo riflettere, ad esempio anche sul servizio civile, c'è tutta una serie di ricerche che abbiamo svolto a livello nazionale su questi temi, rivelano un po' questo, che le persone alle quali viene messa a disposizione la possibilità di accrescere proprio il capitale sociale in Italia sono proprio quelle persone che hanno già un radicamento e già una capacità di relazione con gli stock, con il capitale sociale piuttosto alti. Questa è una tendenza italiana sicuramente, diciamo, interessante, ma che in qualche modo ci colpisce, no? Ci rende anche in qualche modo, come dire, responsabili del fatto che forse possiamo allargare questa possibilità e quindi effettivamente dare la possibilità anche a persone con un profilo socio-economico, socio-culturale più basso, anche la possibilità di partecipare a queste reti di conoscenza. Un'altra cosa appunto che a me ha colpito molto da queste ricerche è questa percezione degli anni 90 un po' come l'età della passione, no? L'età della mobilitazione, del coinvolgimento, la guerra in Europa, tutto quello che questo poteva portarci. Però poi che cosa è successo? Si percepisce dalle interviste, da tutta la parte qualitativa del lavoro svolto, questo senso di dispersione, di pausa, come dire, no? Di disincanto da un certo punto di vista. Quindi nel mentre ci si sperava e si vedeva anche che stava funzionando. Poi però che cosa è successo? Che l'integrazione nell'Unione Europea è stata molto lunga, in qualche caso molto difficoltosa, problematica, e in molti casi, come dire, invece, appunto, è mancata anche da parte delle organizzazioni del terzo settore la capacità di traghettare questa passione, questa energia e anche questa voglia di partecipazione in qualcosa di altro. E questo ad esempio nella ricerca di Gavesera è rimasto moltissimo, no? E persone che non sono state più coinvolte, che non sono state più contattate, poi per carità, come Gavesera è sempre colpa degli altri, abbiamo inventato un buco, queste cose qua. Però credo che in queste riflessioni ci sia molto di interessante, cioè del fatto che molte delle nostre organizzazioni di volontariato in qualche modo continuano a lavorare un po' su quello che sono venute a fare senza effettivamente questa voglia di fare un passo in più e quindi di mettersi in discussione e anche di rivedere il proprio contributo alla società, mettendo in campo soprattutto le risorse che sono tantissime nel nostro paese, davvero generative, con questa vera capacità di organizzarsi e di trovare risposte ai bisogni che non sempre vengono riconosciuti da chi ci amministra. Quindi, come dire, sofferenza a distanza, appunto veniva citato Voltanski prima, ma che diventa capacità di attivarsi sia a livello individuale, ma anche, come dire, mettendo in campo se stessi fino in fondo, in un rapporto, come dire, in un disequilibrio attivo e piuttosto esaltante, soprattutto nelle prime fasi, ma che poi in qualche modo è rimasto senza fiato, senza la possibilità di essere accolto fino in fondo e portato avanti. Quindi in qualche modo, come dire, forse un'occasione un po' persa,
da parte del nostro paese di riuscire davvero a accumulare tutte queste risorse, ma che probabilmente se non ha avuto una traduzione così in modo nazionale, diciamo forte, è vero che si è tradotta spesso in tutta una serie di attività localistiche, più piccole, che in qualche modo però hanno trovato altri sfoghi, altre capacità di generare partecipazione. E concludo dicendo, intanto congratulandomi ovviamente l'Osservatorio Balcani, perché è capace di resistere e di dare voce davvero a questa domanda di partecipazione e anche di conoscenza di questa parte dell'Europa che sentivamo così vicina ai momenti di sofferenza, ma che dovremmo cercare di conoscere e amare sempre di più, perché i Balcani davvero sono una delle parti più affascinanti, forse anche davvero più costitutive del nostro essere europei. Grazie.